Benvenuti e anzi bentornati in questa nuova puntata di Astronomia al Planetario. Oggi stiamo proseguendo il nostro viaggio e andremo a parlare del satellite terrestre. Cioè, credo che voi da qualche parte almeno l'abbiate visto, se non è di persona almeno in foto. Molto spesso viene comunque fotografato perché è quello più semplice da osservare, da vedere e anche da parlare di cui. Ci sono un sacco di cose da dire, quindi sigla e poi cominciamo. Mi ero ripromesso di partire con del criterio, quindi partiamo dall'informazione di base. Noi abbiamo un solo satellite, non ne abbiamo altri, sì, ne abbiamo altri artificiali mandati in orbita, abbiamo anche una stazione spaziale orbitale e abbiamo anche quello che è il telescopio più potente al mondo messo in orbita attorno alla Terra. Sì, però di satelliti naturali ne abbiamo soltanto uno, non abbiamo altre lune e non abbiamo un sistema di anelli, anche se quest'ultimo sarebbe veramente figo averlo, soprattutto immaginatevi a diverse latitudini, quindi se voi foste a Londra vedeste un'inclinazione dei satelliti in un certo modo, se foste all'equatore vedreste soltanto una linea, ai poli invece vedreste gli anelli completi. Credo che sarebbe veramente figo avere un sistema di anelli intorno alla Terra. Comunque, abbiamo un solo satellite che è molto imponente. Infatti, il raggio medio della Luna è di circa 3.400 km, che corrisponde circa a un quarto di quello terrestre. Insomma, abbiamo una bella Luna di cui andare fieri. Come credo che voi sappiate, è sufficientemente vicina da poter essere osservata a occhio nudo, e anzi, quando si osserva una bella luna piena bisogna stare attenti a osservarla attraverso il telescopio, perché bisogna avere dei filtri in modo tale che non facciano passare tutta la luce riflessa dalla luna, perché appunto risulta essere, quando è luna piena, risulta essere troppo forte da essere vista a occhio nudo attraverso i cannocchiali o un binocolo. La Luna, fin dall'antichità, viene usata per scandire il tempo. Infatti, le fasi lunari sono servite ai primi agricoltori per scandire il tempo, attraverso cui poter seminare e raccogliere il grano o le altre sementi che si piantavano. Soprattutto, cosa molto interessante, si riteneva che la Luna ogni notte, quando calava quindi all'orizzonte, andasse a morire riscendendo nel mondo delle ombre per poi ricomparire la notte successiva con una forma lievemente diversa da quella precedente. Ma ora, abbandonando per un attimo le vari miti che ci sono dietro la Luna, che sono tantissimi, tutta la nostra cultura gira in un qualche modo attorno alla Luna, dai vari lupi mannari, licantropi o anche nei film, un sacco di momenti catartici sono legati ai moti lunari, ad esempio un'atmosfera molto romantica in cui si presenta la Luna piena, oppure quando ci sono appunto i lupi mannari che si trasformano, anche lì la Luna è piena. Diciamo che effettivamente nei film non c'è una vera e propria sequenzialità nelle fasi lunari, diciamo che capita quando ce n'è più bisogno la luna piena. Ma cosa più interessante, adesso vogliamo sapere come si è formata, cioè come noi siamo arrivati ad avere un satellite così grande, che è grande circa un quarto della Terra. E a questa domanda ci sono ovviamente diverse teorie, perché noi astronomi e astrofisici abbiamo sempre per una sola domanda un migliaio di risposte, più o meno vere. La teoria più accreditata alla base della formazione lunare è quella dell'impatto gigante, ovvero la nostra Terra, che stava ruotando tranquillamente intorno al Sole, era ancora in fase di accrescimento e si stava ancora raffreddando, quindi era praticamente un globo di magma fuso che ruotava intorno al Sole, è venuta a impattarsi contro un secondo pianeta, un secondo planetesimo, non proprio un pianeta, cioè un corpo roccioso alla base di pianeti, meteore e satelliti, che però non ha un'orbita fissa, si sta muovendo un po' alla casaccio nel sistema solare appena nato, si è andato a impattare sulla Terra e avendo delle dimensioni importanti, si pensa che avesse delle dimensioni tipo quelle di Marte, si è completamente sgretolato e ha distrutto in parte quella che era la Terra dell'epoca, quindi si è formato questo corpo unico, che era la parte rimanente dei due oggetti che si sono praticamente compenetrati, e
Intorno alla Terra dell'epoca invece è rimasto questo anello di materia fusa che è rimasta in orbita attorno al nuovo pianeta che si è formato, che è andato a formare un anello. Da quell'anello lì di materiale fuso si è piano piano raggruppato sempre di più, andando a formare quella che è la Luna. Tutto questo ovviamente è stato nominato nella teoria dell'impatto gigante, giusto per aggiungere un po' di pathos all'evento. E questa teoria è la più accreditata poiché va a spiegare come sulla Luna ci siano dei materiali più leggeri rispetto alla Terra. Appunto, materiali più leggeri perché hanno più capacità di essere espulsi, tra virgolette, nell'impatto e rimanere in orbita attorno al nuovo pianeta. Appunto, andandosi poi a riaggregare, cosa viene fuori? Viene fuori un corpo, sì, celeste, però formato da quei materiali che erano rimasti in orbita, che erano meno pesanti. Di conseguenza va a spiegare appunto parte della formazione della Luna. Non mancano ovviamente numerose altre ipotesi, infatti alla scienza non deve mai bastare una sola risposta ad una domanda, ci devono essere sempre 2, 3, 4, 100, 1000, senza esagerare, però tutte devono sempre tendere e cercare di dare una risposta migliore alla teoria precedente. Un esempio è fatto appunto da una teoria avanzata nel 2011, in cui uno studio ha evidenziato una contraddizione all'interno dell'ipotesi dell'impatto gigante. I campioni vulcanici mostrano come sulla Luna fosse presente una concentrazione d'acqua 100 volte superiore a quella stimata con la teoria dell'impatto gigante. Infatti, se si ha un impatto di quelle dimensioni come l'impatto gigante, cosa si ipotizza? Si ipotizza che questi due oggetti composti di lava, materia fusa vanno a impattare e si genera una pressione, una temperatura altissima che appunto emette in orbita questo del materiale fuso. Benissimo, questo materiale si dice è stato sottoposto a una forte pressione, una forte temperatura, è improbabile che ci sia rimasta dell'acqua o comunque dell'idrogeno e dell'ossigeno messi assieme nella molecola di acqua, è più probabile che ci sia o idrogeno o ossigeno o entrambi ma separati. Mentre appunto questo studio ha portato alla luce come ci sia una presenza di acqua, quindi molecola di acqua, molto maggiore rispetto a quella che si era ipotizzata, anzi con dei valori molto simili a quelli presenti sulla Terra. Inoltre, un successivo articolo pone un'altra importante questione. Probabilmente tutti avete sentito parlare del lato oscuro della Luna, ovvero quello dove, secondo il film dei Transformers, ci sarebbe un'arca costruita da robot con fattezze simili a umani in grado di trasformarsi a come dei mezzi comuni, oppure il film Iron Sky in cui è presente una base di nazisti dopo che hanno perso la seconda guerra mondiale e si sono rifugiati sulla Luna. Benissimo, quel lato della Luna che non vediamo mai dalla Terra. Ecco, quello, insomma, il lato nascosto della Luna, ecco, quello lì si pensa che sia stato colpito da un gigantesco meteorite e che successivamente quindi si è distribuito su tutta la superficie del lato nascosto della Luna, e questo andrebbe a spiegare come ci sia una superficie molto più frastagliata rispetto a quella che noi osserviamo, oltre al fatto che il lato nascosto della Luna è quello che viene più facilmente colpito da meteoriti che arrivano fuori dal nostro sistema solare o comunque dalle zone più esterne del nostro sistema solare, anche perché è presente una lieve composizione un pochino diversa, quindi si pensa che la Luna abbia questo, diciamo, due strati, ovvero il lato presente a noi sia derivante dal primo impatto, mentre il lato oscuro proviene da un secondo impatto. Ma ora, dopo aver determinato come si è formata la Luna, andiamo a dare un po' di numerelli, un po' di sostanza a questo podcast. Allora, la Luna ha un periodo orbitale di circa 27 giorni, 7 ore e 43 minuti, mentre un periodo sinodico cioè si intende il periodo di rotazione del satellite su se stesso, sì, perché anche la Luna ruota su se stessa, di circa 27 giorni, 7 ore e 43 minuti. Voi vedete per caso una vicinanza, vedete per caso qualche similitudine tra questi due valori? Gli scienziati si sono detti, mi sembrano molto simili questi due valori, cioè, ma può mai esserci che sia dovuto a qualcosa? Sì, perché di solito gli scienziati dicono, abbiamo due cose molto simili, può esserci qualche collegamento scientifico tra questi? La risposta è molto spesso sì. Infatti, la vicinanza, anzi quasi la sovrapposizione di questi due periodi, va a costituire un fenomeno che, come abbiamo detto prima, porta
a un'osservazione molto peculiare della Luna, ovvero il fatto che noi vediamo sempre e solo un lato della Luna, mai il lato nascosto. Questo perché la Luna, mentre ruota, ruota su se stessa, e avendo questi due periodi uguali, porta al fatto di noi che vediamo sempre quel lato della Luna. È come se voi, mentre state passeggiando, avete al guinzaglio il vostro cane, mettiamo che voi abbiate un cane, avete al guinzaglio il vostro cane, e mentre fate una passeggiata, a un certo punto il cane comincia a cercare la coda e vuole mordersela. Benissimo. Quindi, mentre fa un giro su se stesso, però perde l'equilibrio costantemente e comincia a fare anche un giro intorno a voi. Bene, ora concentriamoci un attimo sul cane. Mettiamo caso che il tempo che impiega a fare un giro per mordersi la coda è anche uguale al tempo che impiega a fare un giro intorno a voi. Voi ora, mentre state guardando questo cane che fa dei movimenti un pochino strani, voi vedete sempre la stessa parte del cane, mai il giro completo, anche se sapete che sta facendo un giro, però a voi sembra come fermo, non è che vedete completamente il suo moto. E questo è un pochino quello che succede con la Luna, ve l'ho spiegata in gran soldoni, però è alla base del movimento lunare, appunto questi due periodi uguali creano questa osservazione peculiare della nostra Luna. Benissimo, ma voi mi dite, abbiamo due periodi uguali, ok? Sappiamo che quindi si crea questo movimento strano della Luna, ma da che cosa è dovuto? Perché ci sono questi due movimenti uguali? In realtà la causa di questo movimento è dovuto in gran parte alla Terra. Infatti la Terra esercita una forza gravitazionale sulla Luna, per quello che la Luna è un nostro satellite. Infatti dopo il periodo di formazione del satellite, la Terra con la sua forza gravitazionale è andata a rendere lievemente ovalizzata rispetto a una sfera perfetta la Luna, quindi è leggermente più allungata all'equatore rispetto che ai poli. Allo stesso modo la Terra, risentendo anche lei della forza comunque importante della Luna, è leggermente più ovalizzata, mettiamola così, sto esagerando, però è lievemente più ovalizzata. E questa differenza rispetto a una sfera perfetta ha fatto sì che la Terra praticamente desse con la forza gravitazionale degli strattoni importanti alla Luna e non gli permettesse di ruotare liberamente come vuole, ma essendo più allungata ai poli, lì all'equatore, essendo più allungata, lì è la zona dove risente maggiormente dell'attrazione gravitazionale e quindi non è che può ruotare come vuole, anzi è molto limitata da come sta ruotando intorno alla Terra ed è la Terra stessa che gli dice vai più piano o vai più veloce. In realtà ci sono delle ere geologiche e delle ere astronomiche in mezzo, però appunto questo è il risultato di un equilibrio che si è formato in milioni di anni, miliardi anzi di anni, tra la Terra e la Luna, ed è la Terra che piano piano ha creato questo movimento sincrono di orbita e di rotazione su se stessa. Una cosa molto interessante legata quindi anche alla forza gravitazionale, all'interazione tra questi due corpi, è il fatto che il modo migliore per riferirsi a Terra e Luna sia in realtà un sistema, ovvero un sistema formato da due oggetti. Una cosa molto interessante è il fatto che il nostro sistema satellite-pianeta è molto più complesso di quello di un pianeta come ad esempio può essere Giove, che è molto grande, e i suoi satelliti risultano essere molto piccoli e con delle dimensioni quasi trascurabili rispetto a Giove. Qua invece abbiamo un sistema doppio, quasi doppio diciamo. Infatti abbiamo la Luna che comunque ha delle dimensioni che sono una buona frazione di quelle che è la massa o la dimensione della Terra. Di conseguenza si crea un centro di massa comune che non è proprio incentrato sul pianeta. Vi faccio un esempio. Se voi ora prendete un cucchiaio e lo volete mettere in equilibrio come di solito si fa sul dito, voi in teoria quello che di solito si fa è cercare il centro di massa, ovvero dov'è il punto del cucchiaio in cui appoggiato sul tuo dito lui sta in equilibrio. Si osserva, nella maggior parte dei casi, a meno che voi non abbiate dei cucchiai strani, come il centro di massa, ovvero il punto del cucchiaio in cui sta in equilibrio, è più spostato verso la parte finale, appunto dove si tira sul brodo, banalmente. Benissimo, lo stesso principio è alla base del sistema Terra-Luna. Se noi mettessimo queste due sfere quasi collegate da un'asta rigida, vedremmo che il centro di massa non si trova tutto sulla Terra, come in teoria dovrebbe essere, ma è lievemente spostato, sempre all'interno del pianeta, ma è circa 4.700 km fuori dal centro.
quindi è un pochino spostato verso la Luna. Di conseguenza quello che si osserva non è descritto come tanto un'oscillazione, una rotazione della Terra intorno al Sole, ma quanto un'oscillazione della Terra e non un vero e proprio moto di quest'ultima. Ovviamente non è un sistema doppio come ad esempio potrebbe essere quello formato da due corpi celesti delle stesse dimensioni, però non è neanche un sistema singolo appunto di un pianeta che gira intorno al Sole, perché si trova un satellite di dimensioni considerevoli intorno ad esso. Ma ora andiamo un attimino più nel particolare a studiare quelli che sono i moti della Luna intorno alla Terra, di come questa gira e del perché è così interessante andare a osservare come la Luna gira intorno alla Terra. Bisogna sapere che la Luna ha un'orbita, un piano dell'orbita leggermente inclinato rispetto a quello che è il piano di rivoluzione della Terra intorno al Sole. Quindi se ad esempio la Terra si sta muovendo su un piano liscio, la Luna ce la dobbiamo immaginare come lievemente inclinata rispetto alla nostra sfera Terra di circa 6 gradi e lei ruota con questa inclinazione intorno alla Terra. Questo movimento, però, correlato al movimento della Terra intorno al Sole, crea un moto di precessione. Che cosa voglio dire? Si sente molto spesso parlare. Ora, immaginatevi una trottola che si sta per fermare. Quindi quello che si osserva dall'alto, vediamo che l'asse della trottola comincia a oscillare, gira in maniera importante e la trottola oscilla intorno ad esso. Questo è quello che proprio noi stiamo osservando con la Luna, ovvero la Luna che sta ruotando intorno al centro, che è la Terra, che però ruotando intorno al Sole fa oscillare ancora di più la Luna. Di conseguenza si crea questo moto di precessione. Avendo anche i piani inclinati tra Terra e Luna, quest'ultima interseca soltanto in due punti l'orbita terrestre. Se voi ci pensate, infatti, per tenere fissi, cioè per tenere collegati, attaccati, un piano orizzontale e uno lievemente inclinato rispetto ad esso, a noi in teoria basterebbe tenere fissi i due punti in cui si incontrano, quindi uno dalla parte a destra e uno dalla parte a sinistra, e abbiamo quindi un piano orizzontale e un piano lievemente inclinato. Questi due punti vengono chiamati punti nodali, è proprio lo stesso principio, se voi faceste due nodi in questi due punti, voi avreste comunque collegato le due orbite, appunto l'orbita solare che va sopra e sotto l'orbita terrestre. E quello che avviene, in presenza ovviamente di alcuni periodi particolari dei movimenti lunari, sono le eclissi, appunto la Luna che si frappone, che sta passando nel suo punto lunare, e si frappone con i raggi solari, di conseguenza si crea un cono d'ombra dietro la Luna che colpisce la Terra. E questo fatto, che ora spiegato così sembra molto tranquillo, molto normale, in realtà nell'antichità veniva associato a catastrofi imminenti. Oppure dall'altra parte abbiamo che la Luna sta raggiungendo il secondo punto nodale, ovvero quello dietro in questo caso alla Terra. Il Sole colpisce la Terra si frappone davanti alla Luna e quindi la Luna, prima presente nel cielo, piano piano scompare e viene a sparire. Anche questa seconda eclissi comunque veniva sempre associata a catastrofi imminenti. Tutti i movimenti un po' della Luna vengono associati a catastrofi imminenti. Oddio, in realtà molte cose nell'antica Grecia venivano associate a catastrofi imminenti. Come ultimo movimento importante della Luna andiamo a parlare di quella che è la librazione. Infatti ci sembra molto spesso di osservare la Luna che in realtà non ci mostra soltanto il 50%, ma sembra che ci mostri anche parte del suo fianco, quindi un lato nascosto della Luna che un pochino si viene a mostrare ai nostri occhi. Questo è dovuto proprio alla librazione, ovvero il fatto che la Terra non sia in un'orbita perfettamente circolare intorno al Sole, e quindi le leggi di Keplero che ci dicono che la velocità di rotazione intorno al Sole varia a seconda di dove la Terra si viene a trovare, questo fa sì che praticamente la Luna sia sempre in rincorsa alla Terra, poveretta, sia sempre lì dietro che dice no, aspetta, mi sto arrivando. Benissimo, questo crea in realtà delle oscillazioni che consentono alcune zone della Luna di essere più visibili. Di conseguenza quello che noi andiamo a osservare non è il 50% della Luna, ovvero solo una faccia. In realtà ne osserviamo anche parte dei lati, quindi un 59%, non tantissimo, però quasi il 60% di tutta la superficie lunare rispetto a solo la metà. Ma parliamo ora di quelli che sono i moti della Luna intorno alla Terra, e quindi le fasi lunari. Noi sappiamo infatti che la Luna ha un'orbita lievemente inclinata rispetto alla Terra, e ci sono dei momenti in cui è maggiormente colpita dalla luce del Sole, oppure dei momenti in cui è completamente in oscurità.
Tra questi possiamo individuare due punti fondamentali, ovvero luna piena e luna nuova. Luna piena quando è completamente illuminata dal sole, quindi si trova dalla parte opposta della Terra rispetto al sole, mentre luna nuova quando sta passando davanti al sole e non sta passando per uno dei punti nodali e quindi non è un'eclissi, però è quello che noi osserviamo, è la luna completamente oscurata, quindi soltanto la parte oscura della luna viene colpita dal sole. Mentre l'altro caso, appunto, in cui la luna viene completamente investita dalla luce solare è quella della luna piena, anche chiamato plenilunio. E appunto in questo caso noi abbiamo il sole, Terra e Luna, che però la Luna non si trova in uno dei due punti nodali, quindi è completamente investita dalla luce solare. Quest'ultimo caso, se vicino all'equinozio d'autunno, quindi il 22 settembre, ha una caratteristica particolare, cioè che la Luna sorge appena il Sole tramonta. Così il periodo di buio tra tramonto e sorgere della Luna è minore che negli altri periodi dell'anno. Di conseguenza è stata anche chiamata questa Luna qua, Luna del raccolto. Questo perché? Perché dà più luce, è un periodo in più di luce per il raccolto dei contadini per le semine che avevano fatto precedentemente, e appunto per questo l'origine del nome. Ci sono in realtà altri due momenti importanti, ovvero la quadratura della luna rispetto alla luna piena o alla luna nuova, ovvero quando si mostra metà della faccia lunare, e questo qua è dovuto quando la luna risulta a formare un angolo retto tra terra e sole, quindi abbiamo sole, terra e ad angolo retto, e in quel caso viene colpita soltanto metà della faccia della luna che noi vediamo. In realtà sarebbe metà della faccia della luna che noi vediamo e metà della faccia della luna che noi non vediamo, però di questo noi ne prendiamo un quarto, quindi perché vediamo soltanto quella faccia lì della luna, ed è per questo che viene chiamata luna in quadratura. Siamo quasi giunti alla fine, perché ora ci manca l'unica cosa da dire, che piano piano ci dobbiamo abituare a salutare la luna, perché la luna si sta allontanando. Infatti, con il successo di Lunar Laser Ranging, ovvero dopo viene installato con l'Apollo 11 uno specchio sul catarifrangente sulla superficie lunare per permettere una misurazione effettiva, quindi una misurazione diretta di quella che è la distanza Terra-Luna. E questo specchio, che poi è stato ampliato con le altre missioni Apollo, ha permesso di rilevare come effettivamente la Luna si stia allontanando dalla Terra di circa 4 cm all'anno, e ciò viene collegato alle forze di attrazione mareale, appunto della forza gravitazionale che il pianeta esercita sul satellite. E questo allontanamento porta a delle conseguenze comunque sul periodo di rotazione della Terra, che infatti rallenta di circa 2.3 millisecondi ogni secolo. È interessantissimo pensare ad esempio come la Luna all'epoca dei Romani, circa 2000 anni fa, fosse più vicina di 80 metri rispetto invece adesso, e ci sia stato un lieve rallentamento di quello che è la giornata terrestre, ad esempio, comunque il periodo di rotazione terrestre, che sì, è comunque un errore, una differenza molto piccola, però è interessante notare come la Luna e la Terra comunque si stiano muovendo con delle misure temporali che, rispetto a delle altre misure astronomiche, anche noi possiamo in un qualche modo concepire. Ma ora passiamo alla parte un attimino più osservativa. Infatti la Luna, tranquillamente, a differenza di altri oggetti celesti, si può tranquillamente osservare in tutte le sue fasi alzando lo sguardo al cielo di sera o anche la mattina presto, quando il sole non è al mezzogiorno. Appunto, si può osservare come la Luna cambi le proprie fasi lunari nella fase crescente, arrivando in quadratura poi alla luna piena, e poi da questa passi invece alle fasi calanti, arrivando poi a scomparire diventando luna nuova. Una cosa però interessante, una piccola curiosità di cui mi ha parlato Lorenzo Pelloni, e anche se lo volete trovare su Instagram, su Pillole Sfuse di Astronomia, ovvero che sulla Luna c'è una catena montuosa chiamata Appennini, che però, a differenza dei nostri, di cui il Monte Cimone arriva a 2165 metri, questi arrivano ben oltre i 6000, con un picco a circa 11.350 metri. E questa qua è una catena montuosa che si è formata in seguito a eruzioni di lava durante la gioventù del nostro satellite,
E oltre a questa curiosità, in realtà la Luna è piena di curiosità, di storia. Ogni cratere ha la sua storia, ogni cratere è stato osservato da quando c'è il telescopio e anche prima si riusciva a vedere in particolare alcuni crateri. Di conseguenza la Luna è interessantissima da andare a studiare, osservare, di capire tutta la storia che c'è dietro, ma non soltanto legata alla fisica e alla scienza, ma anche legata alla letteratura, alla mitologia, a come da popolazione a popolazione cambia la lettura della Luna a seconda della stagione e della sua dimensione. Basti pensare appunto alle eclissi, che in molti casi sono legate a predire fatti catastrofici, ma in alcuni casi anche a predire forte fertilità o comunque avere un significato positivo all'interno della mitologia. Senza poi parlare di tutti i collegamenti che si possono fare, ad esempio con la letteratura anche più vicina a noi, ad esempio i leopardi, che fa proprio una poesia legata alla Luna, o anche vari dipinti. Basti a pensare la figura della Luna all'interno dei dipinti di Van Gogh. Insomma, la Luna è un oggetto fortemente legato alla nostra storia e che ha ancora tuttora un forte ascendente su di noi. Benissimo, e io anche per oggi ho finito. Abbiamo affrontato questo gigantesco argomento della Luna. So, non è completo, ci sono molte parti che andrebbero approfondite, come anche ad esempio tutta l'esplorazione della Luna, però sarebbe una monografia esclusivamente sulla Luna. A me in questo momento piace un attimo dare queste pillole, questi assaggi di vari oggetti celesti, per poi anche allargare, andando quindi dal sistema solare, allargare e poi andremo a spaziare finalmente fuori dal sistema solare. Se questa puntata vi è piaciuta, io vi invito anche a seguirci sugli altri canali social e a seguire come stiamo proseguendo, come si sta evolvendo la situazione per il coronavirus sul nostro sito, quindi per seguire anche qualche lezione o qualche serata possibile al planetario. Noi ci vediamo la settimana prossima con i satelliti marziani.